Da oggi torna il fermo pesca nella nostra regione, stop dunque al pesce fresco in tavola in tutto l'Adriatico da Martinsicuro fino a Vasto, lo annuncia Coldiretti Impresa Pesca, sottolineando che il blocco delle attività durerà nel tratto tra il sud delle Marche, l'Abruzzo ed il confine con il Molise fino al prossimo 16 settembre. Come lo scorso anno, spiega Coldiretti Impresa Pesca, in aggiunta però ai periodi di fermo fissati, i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni a seconda della zona di pesca e del tipo di pesce pescato. Il periodo di fermo biologico è un periodo di tempo nel quale è proibita la pesca in determinate aree. Si tratta di una decisione che è in vigore ormai da 30 anni e che l'Unione Europea, che regola la pesca, ha fortemente voluto per tutelare il patrimonio ittico dei nostri mari. Ma i nostri pescatori non sono solo soggetti a questo periodo di fermo, quindi il periodo che va da agosto a settembre. Sono obbligati a rimanere fermi per una giornata anche per le 10 settimane successive al periodo di fermo. Significa che di fatto i nostri pescatori riescono a pescare in media circa 140-150 giorni ogni anno. Non dico nulla sul ristoro dei marittimi e degli armatori, perché qui entreremo in un argomento veramente spinoso. Per dare un piccolo segnale, gli armatori devono riconoscere un minimo monetario nel caso in cui con la parte questo non si raggiunga. Il Ministero riconosce per il fermo obbligatorio circa il 50% di questo minimo monetario. I pescatori chiedono che venga stabilito un numero massimo di giorni di pesca e che questi giorni di attività siano gestiti a discrezione degli armatori.